Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi dei manga che sto seguendo attualmente. Ho già realizzato un video del genere in passato, lo trovate linkato nelle schede qua sotto in descrizione. Alcuni di quei fumetti li sto ancora seguendo, quindi non li citerò in questo video per questo motivo. Visto che è passato un po' di tempo e si sono aggiunte delle serie che sto attualmente seguendo, ho pensato di rifare la stessa tipologia inserendo i nuovi titoli che sto leggendo. La prima nuova aggiunta è Chisakobe di Minetaro Mochizuki, edito da J-Pop al prezzo di 9,50 €. In Italia sono usciti attualmente 2 volumi, se non sbaglio, e la serie sarà completa in 4. Mi avete già sentito citare questo manga in più di un video, ho fatto anche la recensione che troverete come al solito nelle schede qua sotto in descrizione. È un manga che parla tanto di rinascita e gentilezza verso il prossimo. Il protagonista è un ragazzo che perde la casa, perde la famiglia, si trova in un momento di estrema difficoltà e cerca di risollevarsi sulle sue sole forze. Insieme a lui c'è poi la governante, una sua vecchia amica di infanzia, che in seguito a un incendio avvenuto nel loro quartiere decide di assumersi, diciamo, la responsabilità di un gruppo di bambini, dal momento che il loro orfanotrofio appunto è stato incendiato. Oltre a trattare tematiche comunque molto importanti e delicate, apprezzo tantissimo i disegni di quest'autore, perché sono grandi e mi piace molto il modo in cui caratterizza i personaggi. È in grado di renderli espressivi puntando al minimo sul viso. Gli occhi infatti dei personaggi sono sempre molto piccoli, a volte, soprattutto nel caso del protagonista, non li vediamo nemmeno, eppure con il loro corpo riescono a comunicare veramente tanto. Io poi ho un po' il pallino per l'abbigliamento, perché trovo che sia veramente molto curato l'abbigliamento dei personaggi, e ci sono poi delle tavole anche dedicata al cibo che io apprezzo tantissimo. È una storia che si rifà a un romanzo breve di Shugoro Yamamoto. Quello che ha fatto l'autore è stato prendere appunto questa storia e riadattarla ai giorni d'oggi. Un altro nuovo fumetto che si è aggiunto sui miei scaffali è Come dopo la pioggia di Jun Mayuzuki, edito da Star Comics al prezzo di 4,90 € volume. Qui vedete il 4 perché i primi li ho lasciati nell'altra casa, non ho tutto qua con me. Comunque, al momento in Italia sono usciti 6 volumi e la serie sarà completa in 10. La protagonista di questo fumetto è una liceale col temperamento maturo, ama particolarmente la corsa, ma in seguito ad un infortunio ha dovuto abbandonare. Inizia a lavorare in un family restaurant dove si innamora del suo capo, un uomo di 42 anni. È un fumetto che strizza l'occhio allo shoujo, anche se qua è indicato come seinen, perché i personaggi, appunto, alcuni dei personaggi almeno sono degli adulti, però ritroviamo gli elementi caratteristici, secondo me, dello shoujo. Ci sono molti momenti abbastanza comici, simpatici, e diciamo che il fulcro della storia è appunto l'innamoramento di questa ragazza che ha 17 anni e si prende una cotta per un uomo molto più grande di lei. Mi piace molto il carattere della protagonista, perché appunto è un'adolescente, secondo me, meno svampita di altre. Ovviamente sto parlando dei personaggi nei fumetti giapponesi, non voglio generalizzare sugli adolescenti. Per lei la vedo più matura e mi piace molto per questo. Oltre al fatto che i disegni sono estremamente belli, guardate ad esempio la copertina, lei vabbè è una ragazza bellissima, mi piacciono molto gli occhi. Ho paura però adesso a farvi vedere qualche tavola, perché non vorrei farvi spoiler, e non vorrei fare spoiler nemmeno a me, perché ancora non ho letto il numero 4. Comunque, nelle schede qua sotto in descrizione trovate il video in cui vi parlo in maniera più approfondita del primo volume e vi mostro anche qualche tavola nel caso foste curiosi. Un manga per me sorprendente è The Promised Neverland di Shirai e Demizu, edito dalla J-Pop al prezzo di 5,90 € a volume. Attualmente ne sono usciti 3 qua in Italia e la serie è ancora in corso anche in Giappone, dove sono usciti, se non sbaglio, 8 volumi. Sapete che non sono una grande amante del genere shonen, ci sono veramente pochi fumetti di questo tipo che mi siano piaciuti, questo però mi ha stupita tanto. La storia è ambientata in un orfanotrofio in cui i bambini sono felicissimi, forse anche un po' troppo, nel senso che conducono una vita praticamente perfetta, vengono amati tantissimo dalla loro madre, la direttrice di questo orfanotrofio, si dedicano ai giochi, fanno dei test, si vogliono bene fra di loro, insomma tutto fila meravigliosamente, finché un giorno 3 del gruppo non scoprono una dura verità riguardo all'orfanotrofio, ovvero il vero motivo per cui questi bambini vengono accolti in questa struttura. È una realtà sconvolgente che vi sconvolgerà, ve lo assicuro,
e che rende la storia veramente cupa, quasi dell'orrore. Io per ora ho letto tutti e tre i volumi usciti fino adesso e devo dire che la storia mi intriga parecchio, perché sono curiosa di sapere qualcosa di più dietro alle vere motivazioni dell'orfanotrofio, di scoprire qualcosa di più anche sulla direttrice di questo posto e vedere come affronteranno questa situazione i protagonisti. L'unica cosa che non mi fa tanto impazzire del manga sono i disegni, in particolare i volti dei personaggi, che trovo un po' schiacciati. Non so, per gusto mio personale non mi fanno impazzire. Vi faccio vedere giusto qualche tavola sperando di rendere un po' l'idea. Comunque si tratta di una storia molto avventurosa che ti cattura. Si parla tanto comunque di intelletto, strategia. Penso che sia una storia veramente accattivante. Altro nuovo manga per me è Given di Natsuki Kizu, edito dalla Flashbook al prezzo di 6,90€ volume. Al momento ne sono usciti 3 qua in Italia e la serie è in corso in Giappone con 4 volumi se non sbaglio, quindi siamo messi malissimo, nel senso che chissà quando proseguirà questa storia. Comunque, in questo caso sono stata doppiamente sorpresa, perché a me in genere non piacciono i manga che trattano di musica, non perché io abbia qualcosa contro la musica, ma perché semplicemente, come ad esempio nel caso dei manga sportivi, non so, non c'è molto feeling. I protagonisti di questa storia sono molto appassionati di musica, tant'è che suonano nella stessa band. I due protagonisti si incontrano proprio così, uno di questi ha intenzione di sistemare la sua chitarra e si rivolge appunto all'aiuto del suo compagno. Fra i due inizierà un'amicizia che evolverà forse in qualcosa di più. Uno dei due personaggi mi ha colpito molto perché è abbastanza riservato, di lui sappiamo veramente pochissimo. L'unica cosa certa è che ha avuto una relazione in passato molto difficile. È un fumetto che quindi mi ha catturata per la drammaticità di alcuni momenti, di alcune tematiche e in generale, secondo me, è un fumetto di intrattenimento. Nel senso che parla appunto di musica, di questa grande passione dei protagonisti, li seguiamo nel loro percorso di crescita, concerti, nuovi pezzi, le difficoltà che comporta essere in un gruppo, essere in una band e a questo si aggiunge appunto anche un lato un po' più sentimentale, che a me personalmente non dispiace. Inoltre i disegni li trovo veramente molto molto belli. I ragazzi in particolare vengono delineati in maniera secondo me mascolina, nel senso hanno dei tratti meno dolci rispetto ad altri manga dello stesso genere, ed è una cosa che mi piace perché i disegni sono comunque puliti e i personaggi un po' più spigolosi e tra virgolette credibili. Poi vabbè, c'è uno dei protagonisti che fa sempre delle facce abbastanza buffe e mi mette tanta allegria, è molto simpatico. Infine, l'ultimo fumetto nuovo che si è aggiunto alla mia lista è Made in Abyss, edito da J-Pop al prezzo di 7,90€, sì, a volume. Al momento sono usciti 2 volumi in Italia e la serie è in corso in Giappone con attualmente 6 volumi. Ho amato tantissimo l'anime tratto da questa serie, ve ne ho parlato e riparlato in più di un'occasione, quindi cercherò di essere abbastanza breve. Tra l'altro ho fatto anche in questo caso la recensione del primo volume, che trovate sempre linkata nelle schede, è questo in descrizione. Io ho soltanto il volume 2 perché appunto l'1 l'ho dimenticato nell'altra casa. La storia è ambientata su un'isola al cui centro c'è una profondissima voragine, l'abisso, qualcosa di estremamente misterioso. Per sopravvivere gli abitanti di quest'isola si calano nell'abisso recuperando dei reperti, degli oggetti che poi rivendono. Scendere però nell'abisso è tutt'altro che facile, perché più in profondità si scende, peggiori sono i sintomi di risalita. Si va da semplici giramenti di testa, nausea, ad emorragie, fino ad arrivare alla morte. I protagonisti della storia sono dei ragazzini, hanno se non sbaglio 12 anni, in particolare Riko è una ragazzina testarda che vuole buttarsi continuamente nell'abisso, è super incuriosita da questa voragine perché al suo interno ci sono comunque degli ambienti che normalmente non si troverebbero nel mondo, ci sono anche delle creature nuove, ci sono tante cose bizzarre e c'è tanto da scoprire, perché appunto non potendosi calare e tornare su facilmente, le cose che si sanno sull'abisso sono veramente poche. Sua madre è una sorta di leggenda e un giorno manda in superficie un messaggio in cui chiede a Riko di raggiungerla. Per questo la ragazzina assieme al suo nuovo amico robot si caleranno nell'abisso per ritrovare
appunto la madre di Riko. È una storia che può sembrare abbastanza simpatica e leggera, soprattutto visti i disegni, i personaggi sono carini e coccolosi, con queste linee morbide, la testa leggermente più grande del corpo. In realtà le tematiche trattate sono pesanti, anche il modo in cui si affrontano le vicende e i vari temi è abbastanza diretto e forte. E non tanto all'inizio di questo manga, che trovo abbastanza lineare, ma so che la storia poi a un certo punto decollerà e io sarò persa definitivamente. Almeno io nell'anime mi ero commossa, agitata, ero veramente angosciata per alcune cose che si scopriranno poi andando avanti nella storia. E quindi, essendomi innamorata così tanto dell'anime, non potevo che recuperare il manga. Anche perché la prima stagione dell'anime comunque rimane in sospeso, è vero che è stata annunciata una seconda stagione, però io sono sempre curiosa comunque di recuperarmi l'opera prima, perché tutto è partito dal fumetto. Quindi sono curiosa di vedere se ci saranno grandi differenze fra lo scritto e appunto l'animazione, quali differenze ci saranno, ma soprattutto vorrei riuscire a scoprire qualcosa di più. E niente, questi erano quindi i nuovi manga che sto attualmente seguendo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se li state leggendo anche voi, che cosa mi consigliate di leggere. Sapete che sono sempre alla ricerca di nuovi titoli. In descrizione trovate poi tutti i link ai vari fumetti che ho citato oggi, tutti gli approfondimenti, recensioni. Nel caso di Made in Abyss ho realizzato anche un video per Vid in cui parlo dell'anime, quindi troverete tutto in descrizione, così come i link al canale Telegram, dove vi tengo sempre aggiornati sulle ultime uscite sul canale, sul blog, che cosa succede in generale, le nuove uscite. A volte mi metto dei video vocali, foto sui retroscena, insomma mi diverte un casino, quindi se siete curiosi trovate il link in descrizione. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!